Oggi io e Cimmia esploreremo insieme i seed più maledetti in assoluto di Minecraft. Quelli in cui sono stati segnalati dei bug veramente particolari o sono state avvistate delle cose decisamente strane. Inseriamo il nostro seed maledettissimo e creiamo un nuovo mondo e vediamo quali sono le cose particolari che subito ci saltano all'occhio. Dunque, a primo impatto sembrerebbe un normalissimo mondo di Minecraft, non vedo nulla. Sì, qua sembrerebbe essere tutto in ordine in realtà, a parte un po' questa montagna angolata, però direi che tutto sta andando abbastanza bene. Vediamo dov'è il vero problema di questo seed. A quanto pare a queste coordinate ci sono delle cose veramente strane che sono state avvistate e sono molto curiosa di scoprirle. Che sta succedendo? Cosa? Ma sono tutti alberi allineati tutti geometricamente perfetti! Ma dove siamo finiti? E se ci fosse tipo Herobrine in zona? Forse è stato lui? No, davvero, ragazzi, che cosa è successo in questo mondo? Perché sono tutti separati questi alberi di betulla? Qual è il problema? Ok, allora vediamo, vicino abbiamo una foresta di abete, abbiamo una pianura, una giungla. Cosa? La montagna? Il bioma ghiacciato? Oh mio Dio, ma è pieno di roba qua accanto! Isole! Ma che roba strana! È un bioma glitchato che unisce tanti altri biomi. Sono curiosa di vedere se ci sono altre anomalie in questo mondo. Vediamo qua sotto. Ma sono le mineshaft più grandi dell'universo queste! Partono. Oddio, ma. Non ci voglio credere! Ma guardate quanto sono grandi! Io non ho mai visto una cosa del genere su Minecraft! Partono da qua? Credo che partano da qua perché sono veramente giganti. E si estendono tutte qua sotto. Oh mio Dio! E continuano di qua! Ma guardate! È pazzesco! Oltre a questa stranezza nel bioma della betulla, so anche che qua vicino, tecnicamente qua nella foresta, ci dovrebbe essere una croce di Herobrine. Almeno così ho letto, non ne sono certa, però dovrebbe essere proprio qua all'inizio. Ok, sta pure facendo buio e non voglio andare a cercare la croce di Herobrine, ma lo faccio sempre per il bene del video. E se c'è dovrebbe essere qua all'inizio, immagino. Eccola! Oddio! No, raga, fermi, che è successo? È normale? Forse si è buggato, però proprio quando ho visto la croce. Mi piace per niente, andiamo via! Che è successo di nuovo? No, 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 non mi piace, non mi piace. Passiamo al prossimo seed. Sinceramente, a questo punto non so se voglio testare anche questo nuovo seed, visto come sono andate le cose. Ma per il bene del video lo farò lo stesso. Questo è il prossimo seed maledetto. Anche questo a prima vista sembra un normalissimo mondo di Minecraft, giusto? Ma a quanto pare questo mondo è veramente, veramente pieno di bug strani. Abbiamo anche delle coordinate precise in cui poter andare. Ma che è successo qua? Sono alberi mozzati? Ma cosa? No, 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 ragazzi, non mi piace. Questo non è per niente un buon segno. Ma proprio per niente. Dovremmo veramente andare alle coordinate. Ci proviamo lo stesso dopo questa cosa. Qua addirittura l'albero ha. Al posto del tronco la terra, ma che succede in sto mondo? Ma a queste coordinate c'è una cosa veramente, veramente strana. È uno spawner di maiali questo? E addirittura sono due spawner vicini, ma cosa? Cosa ci fa uno spawner di maiali? È buggatissimo. Ok, vediamo se riesco a farci qualcosa con questo spawner. Tipo, ci metto un pistone, no? Così tanto per dire, appiccicoso. Ok, no, lo spawner non si attacca al pistone. Non so se è una cosa normale, di solito si attacca? Ok, no. Spostati, stiamo facendo degli esperimenti, è per la scienza. Cos'altro potrei fare? Secondo voi, vediamo se droppa degli oggetti, tramoggia. È possibile che droppi degli oggetti? Allora, questo spawner no. E questo? Che significa? Tocco di velluto. È uno spawner che droppa delle cose, quindi. E ha droppato anche della sabbia delle anime. Sono veramente confusa, non capisco. A parte che poi come fanno ad esserci due spawner? È un bug incredibile questo. Vicino non ci sono delle mineshaft. Quindi è stato tutto un po' random. Non c'è una motivazione valida.
Scusate, ma che ci fa una pecora qua nel cielo? Cosa significa? Non ha senso. Poverina, fatela scendere. Ma com'è possibile, ragazzi? Ma poi che ci fanno sti blocchi di terra nel cielo? Ok, questo mondo è decisamente molto buggato, moltissimo. A quanto pare la versione 1.16.5 è una delle versioni più buggate nella storia di Minecraft. Siete pronti? Questo è il seed maledetto che dobbiamo inserire. Ti prego, non come quello di prima, per favore. È che tutti questi seed all'apparenza sono seed sani, non sono seed buggati o strani o con qualche anomalia in particolare. Però a quanto pare a queste coordinate c'è veramente qualcosa di molto particolare. Vediamo. Io ancora non lo so. Ok, abbiamo un portale veramente, veramente gigantesco. Oh mio Dio, è gigante per davvero. Proviamo ad entrarci a questo punto. È l'unica cosa che ci rimane da fare. Oh mio Dio, l'avete sentito anche voi? Ho sentito un ghast. Cosa? Che è successo? Ok. Ho molta paura di entrare. Ok, siamo nel Nether. E abbiamo l'immensa fortuna di avere una fortezza vicino. Oh, eccolo il ghast. E perché lo sentivo prima da fuori il portale? Ok, molto strano. Vediamo cos'altro c'è di strano. Ok. Perché c'è un albero distorto qua sotto se non c'è la foresta? È buggato? Ma poi qua su ci sono... Queste non sono le, sono le radici di cremisi queste. Perché sotto c'è un albero della foresta blu? Che sta succedendo? È buggatissimo. Non c'è alcuna foresta blu nelle vicinanze. È l'unico albero. Ma... Ok, neanche questo mondo ha un senso logico. Ma torniamo fuori da questo Nether. C'è altro che dovete vedere. Proprio fuori dal portale c'è questo ammasso di terra... nel cielo, che non ha minimamente senso, ma tenetevi forte, perché questo ve la farà fare addosso. A quanto pare, se andiamo a queste coordinate, dovremo trovare qualcosa di veramente, veramente spaventoso sulla montagna. Ok, nulla di strano. Ma cosa ci fa una torcia di redstone qua? Ma in che senso? Ok, questo è veramente, veramente molto strano. Ed è anche molto spaventoso. Infatti voglio uscire da questo mondo. Ma non finisce qua. Questo mondo è così buggato che a quanto pare durante la notte possono spawnare dei piglin nell'overworld. Quindi non ha proprio senso. Testiamo se la cosa è vera. Metterò pure in modalità difficile, così siamo certi che spawni. Sto cercando se vedo per caso qualche piglin in giro. Eccoli! Allora è vero! Ci sono i piglin nell'overworld. Questa cosa non ha minimamente senso. È super spaventosa. E credo che spawnino solo in modalità difficile. Beh, ragazzi, che dire, è stato veramente un'esplorazione molto terrificante e particolare. Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, ma... Cosa hanno bevuto che sono tutti quanti pieni di bolle, sti piglin? Spero ovviamente che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate mi piace al video e iscrivetevi al canale. Da Carly e da Cibi è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!